Salve a tutti amici del tubo, sono Nickazzled e siamo qui con una nuova serie. Si tratta di Fallout New Vegas, questo fantastico fantastico gioco che volevo condividere con voi, perché io onestamente già l'ho finito, ma è qualcosa di stupendo. Anche come quando faccio come Fallout 3, che è stato il mio preferito onestamente, ma vabbè, volevo condividere con voi questo gioco e iniziamo subito senza perderci in chiacchiere. Vi avviso che ora ci sarà un video, quindi vi lascerò al video, quindi non parlerò, quindi non vi scasserò il cazzo. E ok, iniziamo. Pronte? La guerra non cambia mai. Quando l'incendio atomico consumò la Terra, coloro che sopravvissero lo fecero in grandi vault sotterranei. Quando ne uscirono, i loro abitanti si avventurarono tra le rovine del vecchio mondo, animati dalla volontà di costruire nuove società, fondando villaggi e formando tribù. Con il passare dei decenni, quelli che una volta erano stati gli stati dell'America sudoccidentale si unirono sotto la bandiera della nuova Repubblica della California, adottando i valori del vecchio mondo della democrazia e dello Stato di diritto. Con la crescita della Repubblica crebbero anche le sue necessità. Gli esploratori si spinsero ad est alla ricerca di territori e ricchezze nell'arida e inospitale distesa del deserto del Mojave. Fecero ritorno riferendo di una città che era stata risparmiata dagli incendi delle testate nucleari che avevano devastato il resto del mondo, e raccontando di grandi mura lungo il fiume Colorado. La RNC mobilitò il proprio esercito inviandolo ad est per occupare Hoover Dam e rimetterne in funzione la diga. Ma sull'altra sponda del Colorado era sorta un'altra società, sotto un'altra bandiera. Un vasto esercito di schiavi nato dall'assoggettamento di 86 tribù, la Legione di Caesar. Sono passati 4 anni da quando la Repubblica riuscì a respingere a fatica gli assalti della Legione alla diga. Ma la Legione non si è ritirata. Al di là del fiume sta raccogliendo le proprie forze. Si scorgono i fuochi degli accampamenti, si odono i battiti dei tamburi. Nonostante tutto, la Strip di New Vegas è sempre rimasta aperta per affari sotto il controllo del suo misterioso soprintendente, il signor House, e del suo esercito di tribali riabilitati e di robot poliziotto. Tu sei un corriere assunto dalla Mojave Express per consegnare un pacco alla Strip di New Vegas. Quella che sembrava una semplice consegna, però, ha preso una brutta piega. Ok ragazzi, ho dovuto tagliare una parte, sfortunatamente perché laggava, quindi ho dovuto tagliarla, ma anche se c'è stato un pezzo molto bello, nel senso, da vedere, però ho dovuto tagliarlo, sennò sarebbe stato una schifezza. E niente ragazzi, spero vi piaccia lo stesso questo video, anche se è un po' così, vabbè, lo stesso. Qua mi stanno dando di tutto e di più. Sei sveglio, non male, eh? Chi è che parla? Ehi, vacci piano, piano.
Vieni da un paio di giorni di incoscienza. Perché non ti rilassi per un secondo? Così ritrovi l'orientamento. Oh, ma se ti picchi a botte? La vita e il danno. Il tuo nome? Puoi dirmi il tuo nome? Mio nome è Bond. James Bond. Oppure Corriere, questo nome è di merda proprio. Ok, mettiamo il mio nome, ragazzi. No, il mio nome è reale, ovviamente. Ok, ma che a porca... Oh, perché non mi... Non mi dà... Niente, vabbè, ragazzi. Nick Hazard. Perfetto. Ah, non posso dire che l'avrai scelto per me. Ma vai a cagare. Il tuo nome è il tuo nome. Oh, ti picchio. Io sono Doc Mitchell. Benvenuto a Good Springs. Grazie. Spero che non ti scocci, ma ho dovuto scavare qua e là per la tua testa per tirar fuori tutti i pezzetti di piombo. Ma tacci tu, ti denuncio. Del mio lavoro d'ago, ma dovrei dirmi se ho lasciato qualcosa fuori posto. L'ago, ho lasciato l'ago nel cervello. Ok, dai. Come me la sono cavata? Vediamo un po'. Madonna, che so brutto, che schifo. Guardate, ragazzi, cioè, sembrano tipo un... non so, un panda, che cazzo? Ma che faccia da culo? Ok, andiamo avanti. Asiatico. Afroamericano. Ispanico. Ispanico, facciamo ispanico. Ispanico, poi preimpostato. Che è sta barba da sopravvissuto? Questo. Questo mega arpa. Poi età. Ah, età va bene così. Taglio di capelli. Vabbè, così mi sa che... Ah, questo è quello, diciamo, un po' più guardabile. I baffi... Io metterei una barba sfatta così. No. Pizzetto. No. 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 Che schifo. Fanculo. Niente l'uomo. No. Baffi e basetti. Madonna mia. No, 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 no. Che è sta schifezza? Mosca. Ecco, ragazzi, non lo faccio a mosca. Cioè, noi me lo... Vabbè. Cazzo ho fatto. Oddio. Ok. Comunque la maggior parte mi è venuta bene. La roba che conta. Ma che cazzo? Sì, voglio che il mio personaggio sia così. Perfetto. Ok, non ha senso tenerti ancora a letto. Vediamo se riesci a stare in piedi. Vai, vai. Bene, muoviti però. Prova a camminare fino all'altra estremità della stanza, fino al tester energetico che c'è là. Ok. Vai piano adesso, non è una corsa. Oh, ma io faccio quello che voglio, se non mi dici... Ecco, guarda, sono più veloce di te. Tutto bene, guarda. Finora. Guarda. Vai a provare il tester della forza. Il test della forza. Subito se hai recuperato tutte le tue facoltà. Tipo? Il mio pene gigante? Ok, vada, andiamo a vedere un po' che cosa. Vigor, tester, matic, sto cazzo. Ok. Attivare Vigor, sì. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po', vediamo un po'. Forza? Forza, io metterei 5, no, dai, mettiamo la forza. Dai, voglio essere Mister Muscolo, ma metto la forza. No, mi sa che Mister Muscolo è... Oh, aspetta, che cazzo ho fatto? Mister Muscolo. Vai, Mister Muscolo. Poi... In percezione, stamina, carisma. Carisma ci vuole, ragazzi. Basta. No, sì. Intelligenza, niente, perché ho sprecato tutti i punti, ma va bene lo stesso. Ok. Usciamo? Perfetto. Sono sorpreso che ci sia qualcuno che vuole scontrarsi con te. Diavolo, potresti andare a caccia di Deathclaw con una bacchetta. Minchia. Sappiamo che le tue funzioni vitali sono buone, ma non significa che quei proiettili non ti abbiano fatto diventare più folle dello sterco di Bighorner. Vabbè. Che ne dici di metterti a sedere sul mio divano e rispondere a qualche domanda? Ma perché parli così? Le girano ancora bene. Mi stai facendo cadere il latte alle ginocchia, eh? Vabbè. Ragazzi, questo qua è un po' morto di sonno, però va bene lo stesso. Peace.